Biagio di Dona, sono direttore del centro delle malattie rare dermatologiche dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Quest'oggi è cominciato qui a questo centro di congressi WeGill, che si trova a Trastevere, l'undicesima edizione del congresso Dermart, che vede riuniti molti dermatologi e artisti, perché è un congresso che connubia la dermatologia con l'arte, soprattutto la pittura. Da un'idea del nostro amico e organizzatore principale, che è il dottor Massimo Papi, e si è costruito questo congresso, che ormai è arrivato all'undicesima edizione ed è molto apprezzato, soprattutto perché c'è questo connubio con l'arte, quindi c'è questa particolarità che noi vogliamo portare anche nell'ambito della medicina, della dermatologia, dell'osservazione molto meticolosa delle lesioni cutanee, che rispecchia quella che si fa generalmente, o che fanno tutti i critici d'arte, guardando un quadro. E questo quindi è il motivo, diciamo, che conduce tutti questi nostri congressi di questo tipo. Quest'anno, avendo scritto questo libro col collega amico professor Luzzi, questo libro di immunodermatologia, La diagnosi a colpo d'occhio, abbiamo voluto presentare inizialmente in questo congresso questa nostra opera, che è stata comunque già molto apprezzata dai primi che l'hanno presa, che l'hanno vista e l'hanno comprata, perché è un'opera che si presta molto alla diagnostica, anche con persone, medici o altri diciamo, personaggi legati all'ambiente sanitario, che non masticano molto la dermatologia e neanche l'immunologia, perché ci sono molte figure, diapositive dettagliatamente descritte, e una casistica è veramente importante. E tutta una descrizione anche della parte immunologica, che il professor Luzzi ha fatto nella fase iniziale, che è molto precisa e dettagliata. Thank you.